questo peraltro che lo andate a leggere, perché giustamente Danilo c'ha i tempi ristretti, che giustamente va. Ma non fammi finire. Allora c'è una soluzione. Tutto viene controllato attraverso la moneta. Oggi la Banca Centrale Italiana, la Banca d'Italia, come tutte le banche che sono azioniste della Banca d'Italia, che sono una quindicina, sono tutte col nome italiano, ma tutte di azionariato straniero, tedesco, olandese, inglese, eccetera. E quindi che cosa fanno? Controllano il potere economico e quindi il potere politico, che poi addirittura negli ultimi anni, dal 2002, si sono inventati la BCE, che addirittura stabilisce quale governo gli è simpatico o quello che non gli è antipatico, e ti do i soldi per fare la tua politica popolare o la tua che ne so, azione di costruzione del ponte dello stretto di Messina, o cazzate di qualunque genere. Quindi non esiste che vada Prodi o vada Bersani o vada Berlusconi o vada Grillo, non cambia un cazzo, perché se non ci sono i soldi nessuno può fare niente. Se i soldi li controlla sempre il solito controllore, non esiste che la volontà popolare di decidere di chi eleggere o non eleggere. Allora l'unica soluzione è togliergli la moneta, gli togliamo l'osso dal cane grosso. La moneta non è l'euro, l'euro è un pezzo di carta da straccio da pulirci il culo, perché una moneta, una banconota deve essere un titolo al portatore. Non vi spiego che cos'è, ve lo andate a leggere. Il titolo al portatore è però, ad esempio, la cambiale. La cambiale è un titolo al portatore con tutti gli effetti legali che non vi sto a dire. C'è una convenzione di Ginevra del 7 dicembre del 1930, che fu stipulata fra 41 stati internazionali, che è una moneta internazionale, e stabilito che la cambiale è una moneta. Noi quindi possiamo utilizzare la cambiale secondo la convenzione di Ginevra del 1930 e utilizzarla come moneta di scambio bypassando l'euro. Cioè l'euro non dobbiamo fare lo sciopero, chiudere i conti correnti, non ce ne frega un cazzo, rimane lì. A noi però importa che fra di noi ci possiamo pagare con la cambiale sociale. Poi voi, se volete, andate su albamilenaria.com, vi andate a leggere quello che scriviamo, e poi se volete aderire al circuito di scambio, dove io compro la cicoria che produce Danilo, Danilo compra la consulenza del suo avvocato piuttosto che la dentiera dal dentista, e così via. Tutti quanti noi possiamo cambiarci ufficialmente, legalmente, legittimamente, pagarci con la cambiale. Ufficialmente, non per voi, non stiamo facendo la scimella per scelte della situazione danese, no, più o meno veri, buoni sconto o altre cose. Questa è una moneta vera, è un titolo al portatore. Ho finito. Grazie, grazie.